Ciao, hai per caso il sapone a olio di potassio? Sì, certo. Ma è lo stesso se uso il sapone di Marsiglia? Beh, sì. Ma quindi va bene anche il sapone per i piatti? Stop, fermi tutti. Ma cos'è sto sapone mole di potassio? Vediamo di capirlo bene. Vai con la sigla. Vediamo di capire bene cosa sia questo sapone mole di potassio e come si usa. E direi di partire dalla definizione di sapone, o meglio dalla definizione di saponificazione, che è il processo appunto per ottenere un sapone. Da definizione, la saponificazione è la trasformazione dei grassi, sia vegetali che animali, in sapone. E consiste nell'idrolisi, che vuol dire appunto togliere dell'acqua, dagli esteri del glicerolo, che normalmente conosciamo come trigliceridi e quindi grassi, e si ottiene un sapone. Questa reazione deve avvenire ad un pH molto elevato, quindi in condizioni basiche, e per ottenerle si utilizza di solito l'idrossido di sodio, che è conosciuto comunemente come la soda caustica, o l'idrossido di potassio. E da questa reazione si formano glicerolo e sapone. Detto più semplicemente, la reazione tra una sostanza basica e degli acidi grassi di origine vegetale, come può essere l'olio d'oliva, l'olio di palma, l'olio di cocco, oppure animale, come ad esempio lo strutto, porta alla formazione di un sale, che è il sapone, e un alcol, che è la glicerina. Intanto già dalla reazione possiamo esserci fatti un'idea da dove deriva il nome, perché infatti si possono usare l'idrossido di sodio o l'idrossido di potassio, ma in questo caso si utilizza l'idrossido di potassio. Anche perché i due influiscono sulla consistenza. Infatti, l'idrossido di sodio permette di ottenere un sapone duro, consistente, mentre l'idrossido di potassio permette di ottenere un sapone molle. E da qui abbiamo il nome, che è sapone molle di potassio. E sugli insetti agisce principalmente in tre modi. 1. Causa citolisi, ovvero disgrega le membrane cellulari, il contenuto cellulare fuoriesce e la cellula è permanentemente danneggiata. 2. Disidratazione, perché scioglie la cuticola, che è un tessuto che protegge l'insetto, e l'insetto perde acqua per evaporazione. 3. Soffocamento. L'insetto respira dalle aperture che ha lungo tutto il corpo, chiamate ostioli, il sapone le occlude e l'insetto muore soffocato. È chiaro quindi che per funzionare deve essere a diretto contatto con l'insetto. Quindi quando si nebulizza sulle nostre piante, l'importante è bagnare bene tutta la pianta, sia la superficie superiore che inferiore delle foglie, per colpire anche gli insetti nascosti. Se l'insetto non viene colpito, non subisce l'efficacia del sapone molle. Funziona molto bene sugli insetti a corpo molle, come gli afidi, le cocciniglie, gli acari, i tripidi, gli aleuroditi, che sono la mosca bianca. E può essere utilizzato anche per bruchi e cicadellidi, però sugli insetti con un corpo molto grande la sua efficacia può essere molto ridotta. Un piccolo trucchetto, visto che la rubrica Tips and Tricks è quello di diluire il sapone molle con dell'acqua dolce o demineralizzata, di non utilizzare dell'acqua dura, perché altrimenti i carbonati vanno a legarsi con il sapone, creando dei precipitati che diminuiscono fortemente l'efficacia del prodotto. Quindi non aspettiamoci di spruzzare sapone molle sulle nostre piante, magari con l'acqua dura del rubinetto, di ammazzare immediatamente tutti gli insetti e di proteggere la nostra pianta per tutta la stagione, perché non succederà, non funziona così. Infatti abbiamo visto che il sapone molle uccide gli insetti solo per contatto e quindi gli insetti che arriveranno successivamente alla nostra applicazione non subiranno nessun effetto da parte del sapone molle, non ha un effetto residuale, quindi va spruzzato spesso e volentieri. Normalmente si raccomandano delle applicazioni ripetute a una distanza di 7, massimo 14 giorni, ma si cerca di non superare le 3 applicazioni per ciclo culturale, perché un numero maggiore di applicazioni può causare dei fenomeni di fitotossicità sulle nostre piante, ovvero viene tollerato poco dalle nostre piante. È comunque un sapone e infatti viene utilizzato per lavare le foglie quando sono imbrattate dalla melata, che è quella sostanza appiccicosa tipicamente prodotta dagli afidi, quella che troviamo sulla macchina dopo che l'abbiamo lasciata parcheggiata sotto un viale alberato, per intenderci. Questa favorisce lo sviluppo di un fungo, la fumagine, e quindi si usa il sapone molle per lavarla bene via dalle nostre foglie. Il sapone molle di potassio si può trovare già pronto da nebulizzare oppure in versione concentrata da diluire, anche in grandi formati. Tutti questi prodotti li potete trovare sia nei nostri negozi, sia sul nostro sito online mygrass.it. E per concludere ancora qualche piccolo trucchetto, perché il sapone molle può avere delle controindicazioni. Infatti, se preparate una soluzione di sapone molle troppo concentrata, oppure lo applicate quando ci sono oltre 32 gradi centigradi,
Questo può causare delle macchie clorotiche sulle foglie, tipicamente gialle o brune, degli accartocciamenti fogliari e delle bruciature. Ovviamente è consigliabile spruzzarlo solo su piante sane e in salute, perché piante già stressate da uno stress idrico, per esempio, o da un travaso o talee non ben radicate, sono più suscettibili a sviluppare sintomi di fitotossicità. E voi il sapone molle l'avete mai utilizzato? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Ciao growers e alla prossima!